Buonasera, benvenuti sul mio canale. E stasera ho deciso di preparare una ricca e saporita insalata. Andrò ad utilizzare del lattughino, un po' andrò a mettere dello speck, due pomodori per l'insalata, rucola, cetriolo, cipollotto e dell'emmental. Facilissimo. Andrò a tagliare tutti i miei ingredienti e poi andrò a condire con dell'olio e del sale. Allora, tagliamo il pomodoro, taglio il pomodoro, stasera voglio fare questo video con voi, mi preparo questa bella insalata, ovviamente l'insalata, il lattughino volevo dire è già pulito, l'ho pulito prima e l'ho fatto sgocciolare bene. Metto il pomodorino, il pomodoro. Aggiungo la rucola. Già anche questa pulita. Aggiungo aspettate che è caduta una buccia di ecco qua. Adesso passo ad affettare il cetriolo, lo faccio a pezzettini. Ovviamente se non volete usare lo speck e il formaggio per una ricetta vegana e vegetariana è buona e fresca anche così, eh. Stasera mi andava di mangiarla così e l'ho preparata così. Aggiungiamo la cipolla, non tutto il cipollotto, perché di sera potrebbe risultare un po' pesantuccio, quindi ne metto giusto un po'. Qua aggiungo l'olio, circa 2 cucchiaie, e il sale. Ecco il sale. E adesso metto i miei scusate, è saltata una scena dopo l'olio e il sale ho mescolato giustamente l'insalata e adesso sto aggiungendo i miei cubetti di Emmental tagliati molto grossolanamente. La quantità giustamente la decidete voi. Vi ripeto, se volete fare una ricetta vegano vegetariana non mettete né lo speck e né l'Emmental, va benissimo anche così, è molto saporita, pure solo verdure. Voglio darvi un suggerimento, se volete dare un tocco un po' più particolare, potete aggiungere anche dei semini di sesamo. Io l'ho provato ed mi piace come sapore, da quella piccola croccantezza giusta per rendere l'insalata un po' più particolare. Dopo l'Emmental vado a mettere questi ciuffettini di speck mi fanno anche da decorazione perché diciamo che io ci tengo che quando mangio quello che sto mangiando deve essere bello anche per me alla vista, ecco, mi deve venire fame prima con gli occhi e poi con il palato, diciamo. E questo e l'insalata che ho preparato per stasera. Mi sono detta, va bene, facciamo giusto un piccolo video per compagnia, prepariamo insieme l'insalata. Lo so che non è che non occorre un video tutorial per preparare un'insalata, era per compagnia, mi sentivo un po' così e gradivo la vostra compagnia, perché fare i video mi tranquillizza e mi rende serena. Ecco qua. Ora metterò la tavola e servirò la mia insalata. Grazie per la compagnia, grazie per seguirmi sempre. Ogni giorno ci sono sempre più iscritti al mio canale e questo mi fa piacere. Saluto la vecchia guardia, che è un gruppo dove mi sono iscritta da poco e mi piace tantissimo. Ragazzi, vi saluto e vi abbraccio e un abbraccio virtuale perché siete sparsi un po' in tutta Italia.
Ragazzi, alla prossima videoricetta. Un bacio!